Ciao a tutti ragazzi, Agua qui e in questo video parlerò del tanto atteso rework di Poppy che è finalmente arrivato sul PB. Senza ulteriore indugio andiamo quindi ad esaminare il nuovo skillset del champion. La nuova passiva di Poppy si chiama Iron Ambassador. Quando è carica, Poppy lancia il suo scudo come suo prossimo autoattacco, facendo extra danno magico basato sul livello. Oltretutto, se Poppy raccoglie lo scudo, riceve appunto uno scudo, basato sulla sua vita massima. Se lo scudo uccide il target, Poppy riceve lo scudo in automatico. Quante volte ho detto scudo? Dio mio. Finalmente Poppy ha un modo di poccare tra dare in lane. Lo scudo è veramente utile, ma bisogna raccoglierlo subito, visto che gli avversari possono distruggerlo passandoci sopra. Hammershock fa danno fisico in una piccola area e rallenta i nemici colpiti. Questo rende il terreno instabile, che esplode dopo un secondo, facendo lo stesso ammontare di danno fatto in precedenza. Finalmente anche Poppy ha un qualche tipo di wave clear, ottimo sia per la lane che in giungla. La spell fa dei danni molto alti, considerato che si basano sulla vita totale degli avversari colpiti, e applica il danno due volte se i nemici stanno sulla parte del terreno colpito. A rank 5 il cooldown arriva a 5 secondi, quindi con un minimo di cooldown reduction la spell è facilmente spammabile. Steadfast Presence dà passivamente a Poppy extra armor e magic resistance. Questo ammontare è raddoppiato se Poppy si trova sotto il 40% degli HP. Attivandola invece Poppy guadagna movement speed e crea una barriera magica che impedisce agli avversari di usare qualsiasi tipo di dash, tipo la E di Renekton, la Q di Irelia, eccetera. I nemici che utilizzano dash verso la barriera o mentre si trovano all'interno vengono fermati e subiscono danno magico. Heroic Charge è la E di Poppy ed è rimasta uguale a prima, solo che ora fa danno fisico e non più magico. Non c'è molto da dire su questa spell. Poppy carica un nemico facendogli danno fisico e spingendolo in una direzione. Se l'avversario va a sbattere contro un muro, subisce lo stesso danno fisico precedente e viene anche stordito. Keeper's Verdict è la nuova ultimate di Poppy e fa questo. Allora, alla prima attivazione della spell, Poppy carica il suo martello rallentando la sua movement speed nel processo. Riattivandola invece, Poppy colpisce il terreno creando una fissura che si ferma una volta colpito un champion avversario. A quel punto fuoriesce un enorme martello strafigo che violenta tutti gli avversari nelle vicinanze, facendoli volare di una distanza immane verso la loro fontana. Se Keeper's Verdict viene riattivata istantaneamente, invece, Poppy farà volare in aria tutti i nemici intorno a lei. Da notare che sì, la spell è figa, ma gli avversari sono immuni mentre si trovano in volo, quindi da usare con cautela. È tipo l'ultimate di Tristana, ma molto più disastrosa se usata male. Questo rework overall mi piace, in particolar modo la nuova W. Diciamo che Poppy dopo questo rework sarà più Bruiser o addirittura un tank utility che un assassin come era in precedenza, visto che ha perso sia la vecchia passiva che la vecchia ultimate. Riesce però a portare molta utility al team grazie a tutte le sue spell e la passiva è ottima per tankare. Che dire, l'ho provata in giungla e non è malaccio, ha sia danno AoE che a single target grazie alla sua Q e extra sustain grazie alla passiva. Con la nuova W i gank riescono meglio grazie alla barriera e la E fornisce un close the gap. Ovviamente si vedrà meglio quando uscirà in live. Per ora mi divertirò a spammare l'ultimate. Da qui Agua è tutto, spero il video vi sia piaciuto e servito. Ci vediamo alla prossima. Bye bye!